Let's go! Bentornati ovetti su Kingdom Hearts 358/2 Days. Nello scorso episodio abbiamo cominciato le missioni del giorno 149 e in questo episodio completeremo questo arco narrativo. In ogni caso, io vi invito come al solito a lasciare un mi piace / un non mi piace e ad iscrivervi al canale. Volevo appunto mostrarvi alcuni cambiamenti dei pannelli e adesso andiamo da Saix per la missione odierna, quindi Saix. Parti non appena sei pronto. Allora, abbiamo... Oh mio Dio, questa missione la farò per ultima. Facciamo questo qua. Elimina il blindato solido. Nella caverna delle meraviglie è comparso un blindato solido. Unisciti a Jaldin. Trovalo e sconfiggilo subito. È debole a Blizzard. Noi abbiamo un paio di Blizzard, ok. Ricompensa, formula Blizzard e tecnica runa. Allora, cominciamo. Abbiamo 8 scrigni da prendere, mamma mia. Comunque adesso abbiamo gran salto, quindi ho ho ho, se possiamo fare cose, quindi cominciamo. Allora, nel frattempo ho notato che il video precedente a quanto pare l'ho registrato leggermente male, quindi potrei aver fatto un casino con la registrazione precedente. In ogni caso dovrei aver fissato tutto quanto per questo video. Probabilmente voi non ve ne siete neanche accorti, in effetti è meglio così. Allora, formula Blizzard e adesso torniamo finalmente nella caverna delle meraviglie, ma prima Hathoris. Vi danno appunto qui un bel po' di Fury Fire, proprio per farvi sprecare Blizzard, ma voi non la sprecate e fate... Levati, Jara, ok. Voi non la sprecate e non dovreste avere problemi. Io... Oh, grazie mille, Zaldin, però volevo colpire... Dov'è? La scimmia? Eccola qua. La scimmia cembalo si chiama. E sconfitto, per favore... Ok, intanto mamma mia quante piante faia ci stanno qua. Mi spiace, non posso fare niente, non posso usare Blizzard, anche se mi velocizzerebbe un bel po'. Ok, formula fire. Se non sbaglio da adesso in poi cominceranno ad esserci un sacco di scimmie mimic, quindi state attenti. Allora, piante faia, ci stanno? Sì, eccola qua. E noi la colpiamo senza nessun problema, con attacchi aerei va anche meglio in effetti. Ne ho vista un'altra qua, perfetto. Si possono ovviamente ignorare, però le voglio colpire perché danno comunque un po' di esperienza e l'esperienza non fa mai male, giusto? Ovviamente c'è sempre un crescendo dietro, però l'ho sconfitti e quindi... Fire! Ok, ora... Lo sapevo, quanto lo sapevo, mi spiace. Mi spiace davvero tanto. Non ci possono essere così tanti scrigni in una singola mappa. Vai così e crescendo vai col fuoco. Perfetto. Qui c'è intanto... Nessun'altra scimmia, va bene. E allora, affrontiamo il blindato solido. Dovrebbe essere direttamente qua dentro, giusto? E lo è, quindi affrontiamolo. Ci sono anche altri tipi di blindato, quindi state attenti. Allora, Blizzard, funziona? Ok, perfetto, il fuoco lo cura? No, perfetto, il fuoco va benissimo, quindi andate anche di Fire, non solo Blizzard. Credo sia debole a tutte quante le magie. Ho già finito i Fire, ma non importa, perché l'ho già praticamente decimato. Può castarvi silenzio? Oh, attenzione, o meglio, può darvi lo status di silenzio. Vediamo con Thunder. Dai. Thunder! Oh, funziona. Funziona abbastanza bene, non troppo bene, però abbastanza bene. Oh, ovviamente l'altro che arriva e mi dà fastidio. Nessun problema, abbiamo ancora un Thunder e con questo l'abbiamo quasi sconfitto. Mi ha dato silenzio davvero all'ultimo secondo. Non posso usare magie, quindi per adesso colpiamo normalmente. Se Zaldin si levasse leggermente dalle scatole, aiuto! Ok, perfetto, sconfitto, missione compiuta. Però tu sei ancora in vita, giusto? E allora non c'è nessun problema, ti sconfiggerò prima o poi. Posso pararlo? No, non si può parare, ok. Blizzard! Perfetto, e adesso colpiamolo normalmente, perché le nostre... Zaldin, perché fai così? Perché fai sempre così? È sempre in mezzo. Perché non puoi essere Sigbar, che almeno non è mai in mezzo alle scatole? Non si può davvero parare, pensavo si potesse parare qualunque attacco. Beh, in effetti serve una parata migliore per quell'attacco là, però non importa. Ti posso sconfiggere, perfetto. Allora,
Oh no, mi spiace, non voglio giocare con te. Non ci posso andare là sopra? Un gran peccato. Non importa, gran pozione là sopra. Non ci posso andare, ma comunque non ci potevo andare in ogni caso. Se non sbaglio, per andare là sopra ci serve un'altra versione di gran salto che noi ancora non abbiamo. Credo. Wow. Formula Blizzard, quindi ci mancano ben due tesori. Bene, a meno che io non riesca a fare un salto molto strano da qua. No, non si può fare, perfetto, quindi è completamente inutile. Affronto questo da solo e poi faccio un taglio e ci rivediamo al castello, dai. Di nuovo da solo? Sì. Ultimamente mi hanno dato un sacco di lavoro, e anche a Shion. Sì, lo so. Dai, cos'è quella faccia? Quale faccia? Missione compiuta! Elimina il blindato solido! Allora, abbiamo inoltre ottenuto un bel po' di formule Blizzard che non ci servono e sblocca slot che ovviamente è sempre ben accetto. Prima o poi dovrò affrontare quella missione e in questo episodio penso di affrontarla proprio per ultima però perché la detesto. Non tanto la missione quanto il mondo, ma capirete, capirete. Allora, raccogli i cuori? Vediamo un po'. Unisciti a Zigbar e raccogli i cuori, fai attenzione ai cubi di gelo e ai cristalli di neve. Abbiamo magia Fire, perfetto. Energia, bronzo e componente A. Credo che questa sia abbastanza facile. Il punto è che non mi ricordo quasi nulla di questa missione, ergo dovrò girare un bel po'. Allora, vediamo un po' che c'è qua. Ovviamente i micro cubi di gelo. Non possiamo fare nulla contro di loro senza magia Fire. Il problema è che non conviene colpirli con la magia Fire perché sono piccoletti, ok? Seriamente non conviene. Meglio usarla per i cubi di gelo quelli grandi. Soldato, dove vai? Beh, te lo dico io. In Kingdom Hearts. Allora, devo uscire? A questo punto usciamo un attimo, tanto non c'è nessun problema, giusto? Fuori dal castello! Magari trovo qualche Heartless potente che mi dà cuori? Il passaggio secondario è aperto, quindi probabilmente devo andare anche là. Qualcuno qua? No, va bene, strano. Però è meglio sempre perlustrare tutto quanto perché non si sa mai. Sicuramente ci sono Heartless qua in mezzo. Però ripeto, è sempre meglio controllare. Ehi, cagnolini, perfetto. C'è una cosa. Thunder! Sono deboli. Ok, ho visto un altro cubo di gelo, me lo sono immaginato. Ouch. No, non mirare il cane, mira l'altro. Cioè, l'altro è più vicino a te, perché non lo miri? Così. Ok, inoltre vi ricordo che noi abbiamo teoricamente scivolata. Vediamo un po' se c'è qualcun altro. Sembra di no, perché... sembra strano, è spawnato solamente un cubo di gelo, o forse Zigbar l'ha ucciso, senza che io me ne rendessi conto. Vediamo un attimo se c'è qualche altra cosa qua, tanto per sicurezza, ripeto, perché non ricordo questa missione. Sembra di no, ok, speriamo non sia così, altrimenti devo fare un giro immenso di tutta quanta l'area per finire la missione. Allora, qua c'è qualcuno per caso? Sembra di sì. Ehi, cagnolini giganti, sai che ti dico? Voi siete vulnerabili a Blizzard, quindi Blizzard! Magari li congelassi, sarebbe perfetto, appunto. Ancora Blizzard. Appena prenderemo Blizzara, vedrete, vedrete quanto è buona Blizzara. In realtà è più situazionale che buona, però è comunque buona, quindi vai. Thunder! Colpito? È affondato, almeno ora l'ho affondato, perfetto. Tecniche potenza che non ci servono. Tra poco cominceranno a servire le tecniche potenza e combo e runa e scudo plus. Quindi già, non le potremo ottenere se non praticamente già nel late game, quindi la prossima arma che prenderò probabilmente sarà un'arma che comprerò dal Moguri e che non crafterò io. Un gran peccato, ma non ci posso fare assolutamente nulla. Allora,
Qua non ci sono solamente possessori come l'altra volta. Vero gioco? Vero gioco? No, c'è un soldato, va bene. Sembra molto più piccolo del normale o sono solamente io? Vabbè, non importa. Sconfitto, grazie della tecnica scudo che non ci serve, ripeto. Comunque, guardate, un po' scivolata, ci avvicina molto in fretta ai nemici. È molto comoda. Oh, a quanto pare posso andare nella sala da ballo, quindi ci andrò, penso, dopo questa parte qua. Perché potrebbero esserci scrigni là in alto, quindi vai. Ah, giusto, devo mirare al nemico per fare la scivolata. Ok, ora funziona. Allora, vediamo, qualche altro nemico qua sotto. Tutto questo per prendere qualche cuore in più. No, perfetto. Allora, vediamo un po' se devo davvero andare nella sala da ballo oppure no. Speriamo di sì. Cioè, devo andarci. Il punto è, ci devo andare per qualche scrigno oppure no? Guarda, sicuramente uno di quei due è una trappola, quindi neanche a dire. Però, meglio controllare. Potrebbero esserci altri Heartless qua sopra? Potrebbero, non devono. E, infatti, qualcosa ci sta. Non è un Heartless, però è un emblema. Anzi, uno stemma. Allora, tu sei fake. Lo sapevo che eri fake. Perfetto. Il lag, mamma mia. Oh, ho visto il cubo di gelo. Ho visto il cubo di gelo. E voilà. Ok, adesso posso usare Fire. Si chiama cubo di neve, non importa. Dettagli, ok. Allora, tecnica gittata, eh. Potrebbe? Avrebbe potuto, ah, ce l'ho fatta, darmi una, non lo so, tecnica che mi serviva, ma a quanto pare tecnica gittata mi dovrà bastare. Non so neanche io quello che volevo dire, non me lo chiedete, non lo so. Allora, verso la camera di Belle. Praticamente fanno queste missioni di raccolta cuori. Oh, eccovi qua, solamente per non farvi dimenticare, insomma, il, come si chiama, il castello della bestia. Ed è una cosa un po' triste, ma è così. Grazie mille, Xigvar, perfetto. Sapevo di poter contare su di te. E qui c'è nessun'altra scimmia. Belle sta ancora là pensando, ah, la bestia, come farà la bestia senza il nostro aiuto? Perché l'ho fatto? Chiedo davvero scusa, Belle, non volevo farlo. Però sto cercando di intrattenere un po' il mio pubblico, anche perché io odio il prossimo mondo. Solamente per un personaggio e tutti voi sapete già chi è. Vero che sapete già chi è? Bene. Ah, comunque non importa, qualche Heartless qui oppure... Davvero è così tanto aperta questa missione? Cioè davvero tutte quante le stanze. Non mi faccio problemi perché a breve affronteremo il boss di questa stanza, di quest'area. E praticamente non torneremo quasi mai più nel castello della bestia. Ed è triste, ma è così. Però, sì, cerchiamo di sbrigarci. E vai così. Sto facendo combo aeree quando in realtà questo Keyblade è più adatto a combo terrene. Non lo so neanche io il motivo, quindi non me lo chiedete. Nessuno qui, perfetto. Allora andiamo nella stanza nascosta. Che non è nascosta, è teoricamente un deposito, ma dettagli. Oh, eccoti qua, lo sapevo. Blizzard. Vai, congelalo. Perfetto. Ok, il cane bullo l'ho sconfitto in 3 secondi. Non potrei essere più felice, davvero. Componente A. E, questa porta mi ricorda qualcosa. O meglio, ci ricorda qualcosa che deve ancora avvenire. Chi ha giocato a Kingdom... Chi ha giocato a Kingdom Hearts 2 sa. Chi non ha giocato a Kingdom Hearts 2, ci ho fatto un let's play. Se volete essere interessati, prego, l'ho già caricato. Ho praticamente portato... 1.5, quindi Rechain of Memories. Ho portato inoltre il 2. Ho portato Birth by Sleep. E questo è il mio quinto let's play di Kingdom Hearts. Ok. Tu da dove spawni, ciccio? Ah, devo mirarla e poi fa lo scatto, giusto? Non ho ancora portato Recoded. Non credo di portarlo. Idem come non credo di portare il successivo, ossia 3D. Perché uno sta uscendo il 3 e il 3 uscirà a breve. 2, il 3D non mi è piaciuto quasi per niente. E Recoded si può benissimo saltare con una frase. Seriamente, basta una frase per saltare tutto quanto 3D. Non 3D, Recoded, chiedo scusa. Mamma mia, qualche nemico sulle scale? Ovviamente no, perfetto. Tanto non preoccupatevi, adesso andremo lì. E c'è un boss là, quindi manco a dire. Dove siete, Heartless? So che ci siete, però prima lo scrigno. Bronzo, eccovi qua. Allora, cagnolone gigante, Blizzard. Gelalo magari sarebbe la cosa ideale, ovviamente non lo fa. Quando glielo chiedo non lo fa mai. Ok. Oh, ok. Non ti azzardare. Fortunatamente siamo molto più forti dell'ultima volta, quindi sto a posto. Cane rabbioso, non mi scapperai. Idem per l'altro cane rabbioso, appena riesco magari ad attivare scivolata. Ok.
Scivolata può essere sia una cosa positiva che una cosa negativa, state attenti. Ho mancato uno scrigno, dove? Bene, indovinate un po' chi deve farsi tutto quanto il giro del castello. Io. Ah, l'ho trovato. Era qua dietro, perfetto. Non ho mancato nulla, ok. Ora ci rivediamo al portale. Missione completata, perfetto. Vediamo un po', un bel po' di energie che non ci servono, però finalmente abbiamo una buona fonte di bronzo. Che non ci serve perché abbiamo già usato il bronzo, il prossimo materiale non è bronzo da usare, non importa. Ok, giorno numero 156, andiamo in quel mondo. Io detesto con tutto il mio essere questo mondo. Allora, dato che ho qualche spazio libero, mi conviene teoricamente mettere qualche faia in più. Tanto a breve, se non sbaglio, riceveremo una ricompensa abbastanza buona per quanto riguarda le magie, quindi dovrei stare a posto. Allora, Saix. Eccolo qua. Raccogli cuore nel nuovo mondo. Fai attenzione agli Elegia Zaffiro. Para le loro testate per sconfiggerli facilmente. Vedrete a breve. E qui si prende Blizzara, finalmente. Il paese delle meraviglie. Oh, può fare, può farissimo. È tardi, è tardi. Farò tardi all'appuntamento. Povero me, non posso far attendere Sua Maestà. È tardi, è tardi, è tardi. Non c'è tempo per salutare. Salve! È tardi, è tardi, è tardi. Perché tutta quella fretta? Forse dovrei dare un'occhiata più avanti. Benvenuti nel mondo che odio di più in assoluto. Ehi, guardate un po' nello schermo inferiore. Si fanno sempre più frequenti, vero? Chissà perché. Comunque... Oh, è tardi, è tardi, è tardi. Si è rimpicciolito? Ha bevuto dalla bottiglia. Eh? Chi? Sono qua giù? Una serratura parlante? Proprio così. È anche piuttosto assonnata, se lo vuoi sapere. Ora, se non ti dispiace, me ne torno a dormire. Aspetta, hai detto che ha bevuto da una bottiglia. Quale bottiglia? Quella sul tavolo. Perché non provi? Una di quelle? Sembra di sì. Ora vorrei davvero tornare a dormire. Grazie. Su quella con l'etichetta blu c'è l'immagine di un grande albero che rimpicciolisce. Proviamo. Ha funzionato. Ehi, quel coniglio è passato di qui un minuto fa, giusto? Ronf. Che cosa c'è oltre questa porta? Ah, di questo pasto non lo scoprirò molto presto. Beh, non importa, mio caro Roxas, perché non possiamo andare avanti. E quindi cominciamo con... Dove sono gli Heartless? Dove sono gli Heartless? So che sono qui da qualche parte, gli Heartless. Eccoli qua! Le Elegie... Anzi no, i Capricci Grigi, che in effetti forse sono anche peggio. Le Elegie Zaffiro sono un conto, ma questi qua, mamma mia.
ogni tanto possono decidere di... Non lo stanno facendo? Beh, non mi interessa, li sto sconfiggendo. Bene, finché non fanno il loro attacco speciale, non mi daranno problemi. Allora, qua sopra intanto, eccole qua, le Elegie Zaffiro. Queste qui sono fastidiose, perché... Se le colpite, posso mirarle, grazie. Ogni tanto si possono teletrasportare via. Dovete parare i loro attacchi per renderle praticamente vulnerabili per qualche secondo. Potete però anche continuare ad attaccare, nessun problema. Guardate, paro, ferma e resta un po' stordita. E potete poi attaccarla per sconfiggerla senza il teletrasporto. Ok, intanto qua abbiamo un altro scrigno, apriamolo subito, formula Blizzard. E l'ultimo scrigno si trova proprio qui. Ok, sblocca slot gratis. Thank you! Qua sopra qualche altra ne ha, perfetto. Aria striata. Siete deboli a Blizzard, giusto? Sì, ricordavo bene, ok. E l'abbiamo anche distrutta completamente. Vai con... non volevo usare energia. Vai con Blizzard! E ovviamente finisce Blizzard subito. Siete deboli anche a qualche altra magia. Oh, non andare là dentro, ciccio. Perché loro, se non sbaglio, usano un incantesimo che... vi dà uno status, ma non ricordo cosa fa questo status. Quindi... Non vi posso dire assolutamente nulla perché non me lo ricordo, quindi... Sì. Allora, possiamo sconfiggere questa area striata. Anzi, aria striata. E fine. Perfetto. Ah? Una sedia che si muove e che prima non era nella cutscene? Bizzarro. Molto bizzarro, vero? Boss a sorpresa, la lucertola furtiva. Sto parando perché mi conviene. Vai così. Ok, no, non osare. Ok, quando si teletrasporta praticamente dall'altro lato del mondo. Quindi state attenti. Fortunatamente... Usa... Oh mio Dio, il danno. Fortunatamente usa gli occhi, quindi basta vedere dove sono gli occhi e dovreste riuscire a prenderla. Il punto è che può anche usare la lingua, come avete visto, che vi prende e vi distrugge, lo sta... Quanto odio questa... Ok, beh, no, perfetto, giusto. Sì, grazie. C'è la minimappa. Si può usare la minimappa, me ne dimentico sempre. Eccola laggiù. Non ti azzardare, ciccia. Ok, stavolta ti vedo, eh. Faia. Il punto è che lei si teletrasporta proprio. Manco a dire... Ah, ok. Fa magie strane. Dove vai? Ti vedo, sei qua. Ok, la minimappa in questo caso è iperutile. Parata, mi spiace. Thunder. Vulnerabile abbastanza, non troppo, però vulnerabile abbastanza. Faia! Blizzard, una di queste sarà buona? No, 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 no. Curati. Parati. Ok, perfetto. Adesso cominciamo. Thunder. E abbiamo fatto. Perfetto. Missione compiuta. Non ho mancato nulla, vero? Credo di no. Allora mi fai bere? Perfetto, direi che possiamo andare via, no? Inoltre, vorrei prima di completare questo episodio controllare la prossima missione perché mi ricordo di una ricompensa niente male, però forse sto vaneggiando. Chissà dove è andato quel coniglio bianco, andava molto di fretta. Missione completata, perfetto, Blizzara per 3. Ora, Blizzara cosa fa? Lancia un cristallo che resta sul posto. I nemici congelati subiscono danni tripli. Se non sbaglio, diversamente da Blizzard, è... Insomma, è una trappola, ok? Blizzaga è una trappola ancora migliore, però la vedremo più in là. Allora, vediamo un po' se possiamo parlare con qualcun altro per farci dare oggetti, ovviamente. Ehi, ragazzo, ti stai andando a fare con l'addestramento? Fammi vedere. Bla bla bla, 130 missioni nella missione 39, quindi avevo ragione.
Bravo Rockstar, 130 punti, di più in realtà però. Ecco il tuo premio, goditelo. Ed ecco qui, una gemma ardente, serve per craftare, mi sembra, Blizzard, come no, Fira. Le missioni di caccia non sono affatto il mio forte. Ok, mentre Axeru... Shion, se n'è andata, amico. Non riuscite mai a vedervi, eh? Ah, un gran peccato, però... Vediamo un po' cosa vuole farci fare Saix adesso. Parti non appena sei pronto. Sì, lo so, però lo faremo nel prossimo episodio, quindi... Allora... Ah, perfetto. Nuovi Keyblade all'orizzonte. Va bene, io quindi vi saluto. E nella prossima parte di Kingdom Hearts 358/2 Days andremo avanti e sconfiggeremo un boss. See you next time, baby. Oh, la testa gigante di Roxas.